ragazzi questa mattina sono tutti qua davanti alla scuola. Perché? Perché abituati ad avere un dirigente scolastico sempre disponibile, oggi con la fusione con Militello e Bizzini questo non è più possibile. Io sono stata nominata quest'anno e quindi costretta a dividermi fra i tre paesini. Quindi i ragazzi non hanno più un punto di riferimento, lamentano anche il ritardo degli insegnanti che devono essere ancora nominati e quindi, avvertendo questo disagio, oggi hanno deciso di non entrare perché pensano che agendo in questo modo qualcosa si possa risolvere. Quindi l'autonomia comunque, io ho detto loro, come si perde così si può riacquistare. Naturalmente bisogna lavorare, bisogna far sì che i ragazzi aumentino di numero, anche perché questo liceo artistico ha una storia non comune che è giusto che venga preservata. L'Istituto d'Arte per la Ceramica Luigi Sturzo ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per la cultura della ceramica della città. Sicuramente in questi ultimi tempi la scuola sta subendo alcuni cambiamenti, come ad esempio la trasformazione, il passaggio da istituto d'arte a liceo artistico. Questo naturalmente, se sin dall'inizio abbiamo cercato di cogliere i lati positivi di questo passaggio, però la fusione a un'altra scuola sicuramente può rappresentare un problema di carattere logistico, organizzativo e anche culturale, perché, come dicevo in premessa, la scuola appartiene a Caltagirone, al territorio, e come luogo di appartenenza la scuola sicuramente deve riferirsi a Caltagirone. Io sono Salvo Paglieri, rappresentante di istituto del liceo artistico. Stamattina la scuola è in sciopero perché siamo accorpati a una scuola a 40 km e tutto ciò non va bene. Non va bene perché non abbiamo una presidenza, non abbiamo a chi rivolgersi, non abbiamo una segreteria. E tutto questo non ci va bene, noi abbiamo bisogno della nostra autonomia perché la nostra scuola è storia di Caltagirone e la difenderemo con le unghie e con i denti. Quindi domani noi saremo di nuovo in sciopero, ci muoveremo finché la cosa non si risolve.